digiuno e non parlo, sciopero della fame e anche della sete per richiamare l'attenzione dei governi nazionale e regionale della diga sul Melito, tra le più grandi d'Italia. La clamorosa protesta messa in atto da Grazioso Manno, presidente del consorzio di bonifica Ionio Catanzarese. Callipo, presidente Anci, Calabria. Il comune di Pizzo viene riconfermato al vertice dell'associazione dei comuni, nonostante il tentativo di rinvio messo in atto dai suoi colleghi, avversari politici di Catanzaro e Cosenza, Sergio Abramo e Mario Occhiuto. Omicidio e non incidente, le ultime perizie disposte dalla procura di Castrovilla riaprono nuovi e più inquietanti scenari sulla morte di Donato Bergamini, uno dei giocatori più amati del Cosenza Calcio. Padre Fedele Bisceglia sollecita il perdono ma implora, chissà, finalmente a parlare e a dire la verità. Sindaco contro sindaco, Lamezia per la terza volta a rischio scioglimento per infiltrazioni mafiose e polemiche. Al calor bianco, Gianetto Speranza replica Paolo Mascaro in 10 anni, dice mai un sospetto sulle mie amministrazioni. Callipo è soverato al top, prima vittoria stagionale per Vibo Valencia nel campionato di Superlega maschile, mentre nel femminile le Cavallucce Marine si confermano rivelazione del torneo, battuta anche Perugia. Buonasera e benvenuti alla seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo immediatamente con la clamorosa protesta che arriva da Catanzaro. Ascoltiamo. Lo sciopero della fame e lo sciopero della sete non è un ricatto. Io chiedo il rifinanziamento del capitolo che riguarda la rete di colo per tutti gli operai stagionali dei consorzi di bonifica calabresi, ma come presidente del consorzio Ionio Catanzarese chiedo finalmente il rifinanziamento della diga del Melito. Ci era stata promessa, abbiamo fatto il progetto, abbiamo avuto la sentenza della Cassazione a noi favorevoli, non ci sono più ostacoli. Io non mi muoverò da qui fino a quando il presidente Oliverio ed il ministro Del Rio verranno qui da noi con grande umiltà, così come con grande umiltà io sto chiedendo quello che sto chiedendo. Non si fida più delle solite promesse il presidente del consorzio di bonifica Ionio Catanzarese, che in una sala gremita per gli stati generali a Catanzaro annuncia lo sciopero della fame, della parola e non solo. Non prenderò più le medicine che prendo abitualmente da 6 anni e mezzo dopo l'operazione al cuore. È un ricatto, ripeto, no. L'annuncio al termine della sua relazione sull'iter burocratico asfissiante della tanto attesa diga sul Melito, che insiste in un territorio di circa 400 ettari compreso tra i comuni di Gimigliano, Sorbo San Basile e Fossato Serralta. Con accanto soltanto sigarette, acqua e caffè, Manno fa sapere che andrà avanti fino a quando governo nazionale e regionale non si presenteranno nella sede del consorzio con un atto formale che annunci la ripresa dei lavori della diga, un'opera che potrebbe dare sviluppo e occupazione, un'occasione che la Calabria, per il presidente del consorzio, non può perdere. Per questo, dice, vado avanti nella mia battaglia. E chi ha sbagliato in questi circa 30 anni di lungaggini e vicende giudiziarie legate alla realizzazione dell'infrastruttura idrica dovrà pagare. Io mi sto battendo per i diritti di coloro che vogliono lavorare per realizzare un'opera straordinariamente importante per tutta la Calabria centrale. Rossella Galati per l'ACI News 24. Da oggi Gianluca Callipo è il nuovo presidente dell'ANCI della Calabria, nuovo e non a caso, non riconfermato perché è stato appena eletto. Gianluca Callipo è qui con noi, allora buonasera, grazie intanto per aver accettato il nostro invito. Non è una riconferma, bensì una nuova elezione, chiariamolo. Sì, innanzitutto grazie a voi per l'invito. Sì, è una elezione. Oggi l'assemblea congressuale convocata a fine settembre è peraltro molto partecipata, 147 aventi diritto su 205, quindi il 70% degli aventi diritto ha partecipato, un numero molto importante. All'unanimità ha deciso di far ricadere su di me la scelta del nuovo presidente di ANCI dopo 2 anni di vacatio, e quindi una scelta importante perché un'associazione per avere piena legittimazione e autorevolezza e quindi capacità di rappresentanza delle problematiche, delle istanze, delle proposte dei comuni calabresi aveva necessità chiaramente di avere degli organismi pienamente eletti, e questo oggi è avvenuto all'unanimità peraltro, e quindi ne sono chiaramente contento e sento il carico di responsabilità. C'è stata qualche polemica però, diciamolo, dal centrodestra, insomma è arrivato qualche critica.
nei giorni scorsi ci sono state un po' di polemiche, da più che altro insomma la parte del sindaco Chiuto ha chiesto un rinvio di questa assemblea non ritenendola pienamente legittima. Oggi, prima di aprire l'assemblea congressuale, abbiamo avviato una discussione su questo, su proposta del sindaco di Lamezia Mascaro, e la proposta di rinviare l'assemblea è stata messa ai voti e l'assemblea stessa, che è chiaramente ha piena capacità di autodeterminarsi, ha deciso di procedere ritenendo assolutamente legittima la convocazione che, ripeto, era stata fatta a settembre in modo condiviso, e quindi all'unanimità si è deciso di procedere alla elezione, che poi è avvenuto, ripeto, all'unanimità. E peraltro voglio evidenziare che il consiglio direttivo che oggi abbiamo eletto è un consiglio direttivo composto da sindaci provenienti sia da destra che da sinistra, di centro, di tutti i colori politici, e quindi con ampia rappresentanza. In estrema sintesi, un paio di cose da fare subito. Immediatamente il tavolo dei rifiuti, al quale in seguito alla delibera di sospensione che ha fatto la Regione e che prevedeva degli aumenti importanti sulle tariffe di conferimento dei rifiuti da parte dei comuni, delibera che è stata sospesa dal Presidente Oliverio e che dovrà ora vederci impegnati insieme alla Regione per rideterminare queste tariffe o dare il nostro contributo in merito, distretti sociosanitari, sistema idrico e fondi comunitari sicuramente saranno tra le priorità che affronteremo sin da subito, sin dalle prossime settimane. Bene, grazie a Gianluca Callipo, gli auguriamo buon lavoro e noi andiamo avanti. L'annuale report di Legambiente sull'ecosistema urbano premia i capoluoghi calabresi, spicca il 13° posto di Cosenza, prima città del Sud Italia in classifica. Vediamo. Vivere, muoversi, abitare e consumare in maniera più sostenibile. Sulla scia del solco tracciato dalle capitali del centro e nord Europa, anche nei maggiori centri italiani si vanno affermando buone pratiche in questa direzione. Un trend che non esclude questa volta neppure i capoluoghi calabresi, che con qualche eccezione fanno registrare significativi progressi per ciò che riguarda la qualità dell'ambiente cittadino. È lo scenario disegnato dalla 24esima edizione di Ecosistema Urbano, l'annuale report di Legambiente, Ambiente Italia e Sole 24 Ore, che fissa il livello della sostenibilità ambientale nei 104 capoluoghi di provincia italiani. E se a farla da padrone sono le città del nord Italia, Mantova, Trento e Bolzano in testa, spicca la posizione della calabrese Cosenza, che dal 33° posto dello scorso anno balza al 13° posto, unica città del sud Italia tra le posizioni di testa. Scorrendo la classifica, la prima delle altre consorelle calabresi è Catanzaro, che registra anch'essa un significativo balzo in avanti, scalando ben 37 posizioni, dal 96° al 59° posto in classifica. Poco distante si piazza Reggio Calabria, che risale 16 posizioni, dal 79° al 63° posto. Sale anche Vibo Valentia, che si sveste della maglia nera dello scorso anno, passando dalla 104esima posizione alla 91esima, con uno scatto di 13 posti. Unico capoluogo in controtendenza, Crotone, che dal 63° posto sprofonda all'87°, perdendo ben 24 posizioni in classifica. È un lavoro molto impegnativo che è stato fatto in questi anni, riguarda tutte le buone pratiche urbane, dalla raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema porta a porta, che ci vede protagonisti ormai in tutto il sud Italia, alla pedonalizzazione di alcune strade, alla implementazione delle piste ciclabili. Oggi siamo la prima città nel sud Italia come qualità della vita e speriamo appunto nei prossimi anni di raggiungere addirittura i primissimi posti. Stefano Mandarano per la CNews 24. Consiglio regionale, manca l'accordo politico anche se il capogruppo del PD Romeo insiste nel ripetere che la pratica delle nomine verrà evasa alla prossima seduta. Il Consiglio regionale rinvia ancora una volta le nomine di propria competenza. Stavolta sarà l'ultima, spiega il capogruppo del PD Sebi Romeo, assicurando che sarà la prossima riunione quella giusta per arrivare alla definizione del provvedimento sul quale, evidentemente, manca ancora l'accordo politico. Restando in tema di rinvio, poi, l'Aula ha approvato anche un ulteriore provvedimento di legge che proroga ancora i termini per la liquidazione delle afore e delle comunità montane che avrebbero dovuto essere eliminate già nella passata legislatura. All'unanimità sono passati invece il provvedimento di legge sulla valorizzazione della dieta mediterranea e alcune integrazioni al piano dei rifiuti. Unici rilievi critici sono stati mossi all'opposizione di centrodestra, che tramite Mario Magno ha chiesto chiarimenti sulle tariffe per i comuni e ha chiesto anche che venga messo in agenda un consiglio ad hoc sul tema.
richiesta che ha trovato accoglimento da parte del governatore Oliverio, che ha assicurato a breve una sua informativa, rivendicando comunque i risultati fin qui ottenuti nel settore che era in piena emergenza fino a qualche anno fa. Non tenuti in nessuna considerazione invece gli emendamenti di Vincenzo Pasqua, che ha discusso e obiettato su ogni piega delle leggi approvate. Segno tangibile del suo progressivo allontanamento dal centro-sinistra, ormai ufficializzato, ma la decisione era nell'aria già da tempo, dalla sua adesione al gruppo misto. Riccardo Tripepi per la CNews 24. La cronaca: sono accusati di aver ucciso uomini dello Stato per mettere in piedi quella strategia del terrore decisa fra 'Ndrangheta e Cosa Nostra. Il processo al via a Reggio Calabria. C'era anche tanta commozione fra i familiari dei carabinieri Fava e Garofalo questa mattina nell'aula 13 del Tribunale di Reggio Calabria. Dopo 23 anni, infatti, ha preso avvio il processo ai mandanti di quell'efferato delitto messo a segno nel gennaio del 1994. La Corte d'Assise di Reggio Calabria ha ammesso la costituzione delle parti civili, fra cui, oltre ai familiari dei carabinieri uccisi, anche i ministeri dell'Interno e della Difesa, la Regione Calabria, il Comune di Reggio Calabria e quelli di Rosarno e Melicucco. I legali del boss Giuseppe Graviano hanno presentato un'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio immediato sulla base di un interrogatorio incompleto da parte del GIP nei riguardi del loro assistito, eccezione respinta dalla Corte che ha dato ragione alla tesi proposta dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, presente personalmente in aula a seguire il processo. Al CEDIR anche l'ex PM Antonio Ingroia che, da avvocato, difende alcuni familiari dei carabinieri Fava e Garofalo. Importante il riconoscimento del contesto nel quale è avvenuto questo terribile duplice omicidio. Ma credo che la cosa più importante è che questo processo finalmente sia iniziato. È una vicenda nella quale mafia, Cosa Nostra e 'Ndrangheta per la prima volta si sono messi insieme per uccidere degli uomini dello Stato. Un pochino, diciamo, avevo perso le speranze, però ho visto l'operato dei nostri PM da tanto, veramente i magistrati, tutto il lavoro che hanno fatto. Quindi io sempre ci ho sperato in una verità, per una giustizia, non per altro, perché quello che ho perso, quello che abbiamo perso con la signora, non ce lo renderà più nessuno. Consolato Minniti per la CNews 24. E sono trascorsi 6 anni dalla morte di Adelina Bruno, l'assassino, il fidanzato già condannato. Giustizia dunque è stata fatta, ma nulla potrà far dimenticare la ferocia di quell'orribile delitto. 6 anni trascorsi, un colpevole che pagherà per il gesto fatto con 30 anni di carcere, ma neanche la giustizia raggiunta serve ad attenuare il dolore dei familiari di Adelina Bruno, uccisa il 30 ottobre del 2011 dal fidanzato Daniele Gatto a soli 27 anni. Un crimine perpetrato con estrema ferocia in una domenica di autunno, quando i due fidanzati si recarono insieme in una zona di campagna appena fuori Lamezia. Lì, poche ore dopo, la giovane verrà trovata esanime, il corpo abbandonato ai piedi di un ulivo, strangolata, stabilirà l'autopsia, colpita con un bastone, il volto sfregiato con una canna, come se il suo aggressore avesse voluto cancellarla, distruggere quell'oggetto d'amore che forse aveva deciso di chiudere un rapporto troppo complicato. Il giorno dopo Adelina avrebbe compiuto gli anni. Mentre giace senza vita sulla terra nuda, il suo assassino vaga senza meta. Per tutta la notte Daniele Gatto cercherà di sfuggire al rimorso. All'alba del 31 ottobre l'ombra della colpa lo raggiungerà, spingendolo a presentarsi spontaneamente al commissariato cittadino. Reo confesso del delitto, Gatto indicherà agli agenti dove trovare il corpo. Intanto a casa di Adelina i genitori e il fratello ne attendono il ritorno con il fiato sospeso dalla sera prima, quando la ragazza aveva smesso di dare sue notizie. Il processo, con rito abbreviato, porterà alla condanna del giovane alla pena più alta possibile, 30 anni. Daniele Gatto, che nel mondo parallelo dei social, appena qualche giorno prima di strappare la vita dal corpo di Adelina, le dedicava stralci di canzoni. «Perché sei un essere speciale», scriveva, «ed io avrò cura di te». Loredana Colloca per la CNews 24. In attesa che venga ufficializzato l'esito degli esami clinici cui è stato sottoposto il corpo di Donato Bergamini, l'ex giocatore del Cosenza, morto, lo ricordiamo, il 18 novembre del 1989, prende corpo l'ipotesi che il ragazzo sia stato ucciso.
La verità sulla morte di Donato Bergamini non è mai stata così vicina. Nel giro di qualche giorno il procuratore di Castrovilla, Eugenio Facciola, avrà sulla sua scrivania l'esito degli esami clinici effettuati sul corpo del giocatore del Cosenza, riesumato nello scorso mese di luglio. Ma alcune indiscrezioni giornalistiche anticipano i risultati. Bergamini sarebbe stato ucciso, soffocato. Dopo 29 anni, dunque, potrebbe aprirsi un processo a carico di Isabella Internò e Raffaele Pisano. L'autopsia, infatti, smonterebbe alla base la tesi del suicidio sempre sostenuta dai due indagati, tesi alla quale però in molti fin dall'inizio non hanno creduto. Avete creduto all'ipotesi del suicidio? Mai, mai, anche perché io sono stato il primo ad andare nella camera mortuaria dove era lui. Aveva il viso come avesse fatto la doccia dopo un allenamento. Vi siete fatti un'idea invece di come possono essere andate le cose? No, quello no. Soltanto una persona lo può sapere, che sarebbe la sua fidanzata. Io sono stato non soltanto al funerale a Cosenza, ma sono andato col carro funebre, sono andato lì ad Argenta, quindi ho viaggiato con il papà. Ho viaggiato con il papà, mi sono fatto già un'idea, perché quando eravamo nelle vicinanze di Trebisaccia abbiamo chiesto al, come si chiama, all'obitorio gli indumenti di Bergamini. Ci è stato risposto che gli indumenti erano andati al macero già dopo un giorno e mezzo. Però voglio dire una parola, invitare la famiglia Bergamini a perdonare, perché il perdono è la più grande offesa che possiamo dare al nostro avversario. Salvatore Bruno per la CNews 24. Dopo i ripetuti attacchi del sindaco di Lamezia Terme Mascaro all'ex primo cittadino Speranza in merito a presunte irregolarità nella sua amministrazione, il professore rompe il silenzio. Ma che cosa vuole il sindaco Mascaro? Sarà contento se io, sulla base delle sue denunce, ricevo un avviso di garanzia? Tanto ho la coscienza a posto e da tutte le indagini sono sicuro che risulterà la mia completa pulizia e trasparenza. Il sindaco ha pensato di dover cambiare le carte in tavola, di girare la frittata. E che c'entravo io e la mia amministrazione con le cose di cui si discute oggi? Io sono uscito dal comune nel 2015, sono passati oltre 2 anni e mezzo e non ho più alcun ruolo politico e istituzionale. E che ci sia una persona che anziché fare il sindaco fa l'avvocato perché vuole fare contemporaneamente il pubblico ministero contro di me non mi sembra una cosa giusta. Allora, certo che ho detto e lo ripeto, ma la mia colpa qual è? Che io per 10 anni ho cercato disperatamente e sono riuscito a evitare proposte di scioglimenti, commissariamenti, commissioni d'accesso. Cioè ho cercato di tenere alto l'onore della città. Sarebbe ridicolo in un momento come questo, che alla vigilia della decisione del governo sulla vita del Consiglio Comunale, mettersi a fare polemiche tra l'ex sindaco e l'attuale sindaco. Tiziana Bagnato per la CNews 24. Un'altra breve di cronaca. I carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Paola su richiesta della procura di un impianto a concentrazione solare per la generazione di energia termica ed elettrica che serve l'ospedale di Cetraro. Dalle indagini coordinate dal procuratore di Paola Pierpaolo Bruno e dal PM Valeria Grieco è emerso che l'area è situata all'interno del vincolo paesaggistico ed in zona sismica. 5 le persone denunciate alla procura, 2 funzionari dell'ASP di Cosenza, committente dei lavori, e 3 responsabili della progettazione e dell'esecuzione dei lavori per violazioni alla normativa paesaggistica e sulla regolamentazione edilizia. La riapertura dell'ospedale di Praia Mare non deve andare a scapito dei pazienti dializzati, è l'allarme lanciato dall'ANED. Nella sanità gli spostamenti e i tagli non si arrestano e a pagarne le spese sono sempre gli ammalati. Questa volta riflettori accesi sui dializzati di Praia Mare, alle prese con la terapia per ben 3 volte a settimana. L'allarme viene lanciato dal responsabile provinciale dell'ANED, Associazione Nazionale Emodializzati, Dialisi e Trapianto, Antonello Troia, il quale sottolinea come in vista della riapertura dell'ospedale di Praia Mare alcuni segmenti importanti del reparto siano venuti meno e aggiunge, è il caso del personale infermieristico trasferito al pronto soccorso. Una situazione che sta creando parecchi problemi ai pazienti presenti all'interno dell'ospedale. E non solo, noi come dializzati, come associazione dializzati, abbiamo sollevato anche la questione della mensa, del servizio mensa, che è andata in appalto, da quello che abbiamo saputo,
a una ditta esterna. Bene, questa ditta esterna, senza aver contattato alcun nutrizionista o un diabetologo o chiunque sia uno specialista, per una terapia, per stabilire una terapia adeguata per il dializzato, e ciò non è avvenuto. Cioè, non si può propinare a un malato dializzato un panino. Insomma, una situazione che sta creando diversi problemi e che si spera possa essere risolta prima possibile. Nell'attesa, intanto, il responsabile provinciale dell'ANED ha presentato una diffida. Noi vogliamo denunciare anche attraverso un esposto una diffida che stiamo preparando con il nostro legale e che porterà ovviamente a una rivisitazione del personale. Scriveremo anche una lettera al commissario Scura, nella speranza che i nostri bisogni siano comunque tenuti nella giusta considerazione. Rosaria Giovannone per la CNews 24. Alla scoperta della terra di Calabria, quella vissuta direttamente nei panni di chi la terra ogni giorno la tocca con mano, la lavora, la rende fertile, ne trae i frutti. La Campagnola, condotta da Francesca Russo, e la nuova produzione firmata alla C, in onda tutti i giorni alle 14:15. Io mi fermo qui, però in studio ho Alessio Bonpasso che ci anticipa quali sono i temi principali della C-Sport. Eh sì, direttore, vivremo un po' tutto il weekend calcistico calabrese. Ritorneremo sul striscione della vergogna, così è stato ribattezzato, quello esposto in curva tra Regina e Catania. Lo faremo soltanto per dare voce di fatto a chi poi in tutta questa storia paga il prezzo più alto, ovvero i tifosi e la società. Poi rivedremo tutti i gol di Serie D, sentiremo i protagonisti, e poi ampio spazio al volley con la prima vittoria della Tono Callipo Calabria in Superlega maschile e poi questa corsa irrefrenabile del Soverato in A2 femminile. Grazie Alessio, noi ci vediamo. L'avete vista? La nostra app è diventata super. Un nuovo layout e nuove funzioni che ti permetteranno di essere sempre più informato su quello che succede in Calabria. E ancora più spazio alle notizie, che ti arriveranno grazie alle notifiche push, inserendo anche l'opinione di direttori e giornalisti. Abbiamo inserito il live streaming della nostra TV, la C, i servizi dei nostri TG e la grande musica di la C Radio. Insomma, la nostra app è diventata super. Cosa aspetti a provare? Scarica dagli store Apple e Android e porta sempre con te l'informazione di la C News 24. Voi altri cosa avete? Noi? Fabio, imperatori ti bastano? Noi ci abbiamo Colombo che ha scoperto l'America. Ah sì? Noi abbiamo scoperto l'abbacchio. Papà, lo stoccafisso! È lo stoccafisso in Norvegia, furba! Noi abbiamo Crai! Pure noi abbiamo Crai! Ci sono cose che fanno parte di te, a cui non vorresti mai rinunciare. Come fare la spesa in un negozio in cui ti senti a casa, ovunque tu sia. Noi abbiamo i fiori! Pure noi abbiamo i fiori. Di zucca, di yonko. Crai, nel cuore dell'Italia. Il sorriso rende più belli. Dental House è la perfetta sintesi fra tecnologia d'avanguardia e un team altamente specializzato al servizio dei piccoli e grandi pazienti. Soluzioni avanzate per il tuo sorriso, elevati standard qualitativi, massimo comfort e l'ambiente ideale per tutta la famiglia. Chiama e prenota la tua prima visita con panoramica e check-up dentale gratuiti al numero verde 800 180 105. Ci trovi a Vibo Valentia, Lamezia Terme e Rende. Dental House, il dentista di famiglia che aspettavi. Eccoci, buonasera, benvenuti alla C Sport. Partiamo dallo striscione della vergogna, così è stato ribattezzato un po' in tutta Italia. Quello esposto ovviamente in curva da una parte della tifoseria Amaranto tra Regina e Catania. Sono attesi diversi DASPO con la questura che proprio in questo momento sta visionando le immagini a circuito chiuso. A pagare un pesante conto sarà soprattutto la società Amaranto, penalizzata probabilmente con una multa salatissima, un gesto, quello degli ultra Amaranto, che non è piaciuto soprattutto ai tifosi, a quelli veri, non è piaciuto alla città, così come ha confermato il collega del dispaccio.it che tra l'altro ha condotto proprio la partita in diretta, quella partita tra Regina e Catania. Allora sentiamolo, Paolo Ficara. Ciao Paolo.
mi limito ad osservare che in quasi 104 anni di storia della regina e di conseguenza di esistenza di tifoseria al seguito della regina, di sicuro abbiamo attraversato momenti migliori ed in curva in passato, sicuramente ai tempi della Serie A, ci sono state idee migliori nell'esporre delle coreografie, una coreografia che, sapete, ho modo di commentare in diretta le partite interne della regina, di cui non mi sono neanche accorto onestamente, o meglio non mi sono accorto del contenuto, ho girato lo sguardo solo mentre veniva strappata in curva sud. Credo che quando accadono certe cose, però, più se ne parla più si dà importanza. Al di là dello striscione, comunque ritengo sia stato abbastanza così discutibile il lancio di Fumogeni a partita in corso dentro il rettangolo di gioco, dunque tutta una serie di episodi. Dispiace, insomma, non siamo pur sempre a Reggio Calabria, ecco, andare a sottolineare l'esistenza di un vulcano nella dirimpettaia Sicilia, tra l'altro un vulcano che ci migliora sicuramente il panorama, non è stato, ecco, io non l'avrei fatto, io sicuramente non l'avrei fatto. Poi all'esistenza di rapporti, di rivalità tra tifoserie, sicuramente ci sono, però non è compito nostro entrare nel merito. Noi siamo abituati a giudicare quello che fanno i calciatori, qualsiasi provvedimento verrà preso, credo che comunque ci si debba sempre ispirare a principi di equità. Onestamente sono svariati lustri che negli stadi d'Italia ascoltiamo e vediamo di peggio. Ma ripeto, più se ne parla e più siamo noi a renderli protagonisti. Eh già, infatti non ne parleremo più, la mettiamo subito dietro le spalle questa pagina bruttissima dello sport calabrese. Adesso il campionato di Serie D, si è giocata la nona giornata nel weekend, andiamo a vedere subito i risultati, il quadro completo, guardando un po' anche alle calabresi, soprattutto alle calabresi: Acireale e Bolitana 2-0, Cittanovese e San Cataldese colpaccio super 2-1 dalla Cittanovese, poi Gela Isola Caporizzuto 2-0, Gelbison Palmese 3-1, Messina Vibonese surclassata del Rossoblu per 5-0, Nocerina Palazzolo 2-0, Portici Paceco 3-1, è finita 0-0 tra Roccella ed Ercolanese, e il Troina che batte 4-2 Ligea Virtus e vola in testa alla classifica che vedremo tra pochissimo. Prima tutti i gol proprio delle formazioni calabresi, via!
Allora, questi tutti i gol delle formazioni calabresi e le azioni salienti anche tra Roccella del Colanese, match finito 0-0. Roccella che diventa protagonista insieme proprio alla Vibonese con la nuova classifica, bel balzo in avanti delle due formazioni, lo vediamo insieme con il Troina che comanda insieme al Colanese con 20 punti, segue a 17 punti la Nocerina, poi 16 la Cireale, 15 l'Igea Virtus insieme al Gela, 14 la San Cataldese insieme alla Gelbison, 13 punti per il Palazzolo, 12 per la Cittanovese e la Vibonese, Portici 10, 8 punti per Palmese, Roccella e Bolitana, 6 punti per il Paceco, 4 per l'Isola, Capo Rizzuto e chiude il Messina con 3 punti. Le due squadre del momento, la Vibonese e di Roccella. Andiamo a sentire due tecnici partendo da Salvatore Campilongo, allenatore proprio dei Rossoblù di Vibo. La Vibonese sta crescendo di condizioni, sta crescendo di una sua identità. Sta cercando di trovare degli equilibri tra gli over e i giovani, perché purtroppo noi veniamo da una situazione psicologicamente di condizione disastrosa, cioè non abbiamo giocato per 3 mesi, abbiamo fatto poco e niente, poche amichevoli, poche partite, quindi la nostra condizione la stiamo ritrovando nelle partite, che nemmeno gli allenamenti riusciamo a fare, perché ogni settimana abbiamo 2 partite, tra l'altro in questo mese abbiamo avuto 6 partite, insomma non è facile, quindi bisogna crescere sotto tutti i punti di vista. Noi dobbiamo crescere perché siamo una squadra importante, ma se non c'è la crescita non possiamo fare meglio. È completamente un'altra squadra rispetto alle prime partite, è il Roccella di Mimmo Giampà, sentiamo. La mia squadra sta crescendo partita dopo partita, quindi stanno migliorando. E questo, l'allenatore quando succedono queste cose è contento, quindi hanno fatto bene, hanno dimostrato personalità contro la prima in classifica. Qualcuno dicono che non hanno giocato, ma se loro non hanno giocato, allora il merito è dei miei ragazzi che hanno fatto una grande partita e nonostante loro erano una squadra che in campo parla tanto, sia con l'arbitro, sia ti minacciano tra virgolette, perché loro sanno che sono una squadra esperta, quindi giocando con una squadra giovane giocano anche sotto questi aspetti. I miei ragazzi non si sono scomposti e hanno fatto una grande partita anche a livello mentale, però purtroppo abbiamo pareggiato e siccome si gioca mercoledì dobbiamo cercare di recuperare subito tante energie nervose che oggi abbiamo sprecato contro di loro, perché come dico sempre a loro la partita più difficile è quella che deve venire. Mimmo Giampà che affronterà proprio Campilongo mercoledì, la sfida è Luigi Razza tra Vibonese e Roccella, questo è il quadro completo, si torna in campo nel massimo torneo dilettanti per il turno infrasettimanale, Ercolanese Troina, Ebolitana Cittanovese, Igea Virtus Gelbison, Isola Capo Rizzuto Portici, Paceco Nocerina, Palmese Acireale, San Cataldese Gela, Palazzolo Messina e come detto Vibonese Roccella. E adesso la pallavolo con un weekend stellare per le formazioni calabresi, tanto per la Tono Callipo Calabria, prima vittoria per i giallorossi di Tubertini, quanto per il Soverato in A2 femminile. Arriva la prima vittoria per la Tonno Callipo, espugnato il campo di Monza con il punteggio di 1-3. Primo sorriso stagionale dunque per la squadra di coach Tubertini contro una formazione temibile. Sotto di un set, Coscione e compagni sono cresciuti in ritmo ed intensità con buone trame di gioco e con la voglia di lottare. Dopo un primo set difficile dove i padroni di casa si impongono, i giallorossi mostrano maggiore lucidità e cattiveria nei momenti chiave. E anche quando nel corso del quarto set Monza era partita nuovamente forte, la Tonno Callipo ha avuto la forza per risalire e portarsi avanti nel finale conquistando l'intera posta in gioco. E in A2 femminile continua a sorridere Soverato, una vittoria sofferta quella contro Perugia al Palascoppa, ma sinonimo di grande squadra. Le biancorosse vincono in rimonta e sotto di 2 set recuperano una gara complessa. E ancora una volta Soverato ha avuto la meglio sulle avversarie. Perugia ha lottato su ogni pallone, meritando anche il punto, ma Soverato davanti al pubblico del Palascoppa non poteva che fare l'impresa. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24. Soverato quindi che vola ma con i piedi ben piantati a terra, come ha confermato ai nostri microfoni coach Barbieri. Abbiamo un grande carattere quando siamo in difficoltà. Adesso dobbiamo dimostrare però anche all'inizio avere qualcosa di più subito a livello caratteriale. Per il resto è stata una partita
molto emozionante sotto l'aspetto emotivo. Diciamo che il primo set qualcosina abbiamo subito sei errori che per noi sui 13 totali, perciò più della metà degli errori li abbiamo fatti il primo set. E ci abbiamo messo un po' a entrare in partita, essere attenti nei meccanismi. Dobbiamo crescere in queste situazioni qua, cioè nella capacità di attenzione di leggere un attimino l'avversario. Poi c'è stata partita e per 3-7 penso che abbiamo giocato un'ottima pallavolo sotto tutti i punti di vista, perciò siamo contentissimi dei 3-7. Solo il primo set forse si poteva fare qualcosa di più. E sulle parole di coach Barbieri, tecnico della Soverato Volley, si chiude questa edizione di Laci Sport. Grazie e buona serata da Alessio Bonpasso. Visita il sito www.lacinews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sulla Calabria che fa notizie. Laci News 24 anticipa l'informazione. L'edizione giorno alle 13.45 e l'edizione sera alle 19.15. Laci News 24, la Calabria che fa notizie.